Gloria a Dio. Uno dei nostri inni dice: o dolce ora del pregare. È bello quando noi possiamo apprezzare la bontà, la benedizione della preghiera. È qualcosa che certamente ci eleva e ci porta nella presenza di Dio. Vedete, non è tanto la preghiera in sé che porta benedizione, ma l'oggetto della nostra preghiera, chi la nostra preghiera è rivolta, perché tanti pregano, ma noi vogliamo indirizzare le nostre preghiere al nostro Salvatore, al nostro Signore, al nostro buon Padre Celeste, e vogliamo indirizzare le nostre preghiere per fede, come dice la Scrittura. Vogliamo pregare il nostro Padre Celeste nel nome di Gesù, e sappiamo che in questo nome glorioso, potente, ecco che il cielo si apre. Naturalmente possiamo pregare nel nome di Gesù se viviamo per Gesù, se stiamo realizzando in noi la vita di Cristo Gesù, se abbiamo realizzato salvezza e vita eterna. Quindi se la nostra vita è vissuta nel Signore, possiamo pregare nel nome di Gesù e vogliamo veramente esercitarci alla preghiera e stimare la preghiera. È qualcosa di straordinaria che noi possiamo veramente esercitare nella nostra vita per poter realizzare comunione con Dio, parlare con Dio. Abbiamo già accennato alla preghiera. In questo paragrafo della Scrittura il salmista mette in evidenza proprio i benefici della preghiera, l'eccellenza della preghiera, e oggi vedremo come la preghiera apre le porte del cielo. Leggeremo solo alcuni versi nel Salmo 119, dal verso 145 al verso 148. Sta scritto in questa parte della Scrittura: io grido con tutto il cuore, rispondimi Signore, osserverò i tuoi statuti. Io ti invoco, salvami e osserverò le tue testimonianze. Mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola. Gli occhi miei prevengono le veglie della notte per meditare la tua parola. Gloria al nome del Signore. Il salmista aveva fatto l'esperienza di quanto sia prezioso pregare il Signore, di quanto sia preziosa una vita e un'attitudine di preghiera. La preghiera, disse un servitore di Dio, è il respiro dell'anima. È il respiro dell'anima, quindi l'anima senza preghiera non ha vita. Le comunità senza preghiera non hanno potenza e non hanno gloria. Noi vogliamo apprezzare la preghiera. Purtroppo molti vogliono essere volutamente poveri, non vogliono accedere alla banca del cielo, trascurano la preghiera, mentre la preghiera apre le porte del cielo. Apre le porte della presenza di Dio. L'assenza di preghiera può venire probabilmente dall'incredulità, o per alcuni l'assenza di preghiera deriva dalla disubbidienza, ma più frequentemente credo che per i credenti l'assenza di preghiera venga dalla pigrizia, dalla debolezza della carne, che non riescono a sottomettere alla legge dello Spirito di Dio. Quindi ritorniamo nella stanza di Kof e vedremo come la preghiera apre le porte del cielo. Prima di tutto c'è una perfetta attinenza tra preghiera e potenza. Molti chiedono a Dio potenza spirituale per combattere, per vincere, per servire, per essere quei cristiani che il Signore desidera, ma non si esercitano nella preghiera. Vuoi potenza? I discepoli l'hanno ottenuta, e l'hanno ottenuta mediante la preghiera, una preghiera ben indirizzata. Hanno pregato prima di Pentecoste e sono stati, dice la Scrittura, riempiti di Spirito Santo. Tutti questi perseveravano, è scritto negli Atti, concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Hanno pregato dopo la Pentecoste e sono stati riempiti nuovamente di potenza spirituale. Infatti, nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli è scritto: dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Quindi avevano già pregato prima,
quando nel capitolo 2 è detto che furono battezzati, riempiti dello Spirito Santo, hanno pregato poi e ancora una volta furono riempiti di Spirito Santo. Ogni volta che noi preghiamo il Signore, preghiamo col cuore, siamo visitati dalla potenza di Dio e trabocchiamo della gloriosa e benedetta presenza del nostro Dio attraverso l'azione potente dello Spirito Santo. Quindi c'è attinenza tra preghiera e potenza. Vuoi potenza, caro figlio di Dio? Prega. Non puoi pretendere, desiderare potenza spirituale se poi non hai un'attitudine di preghiera. Ma c'è anche un'attinenza molto stretta tra preghiera e consolazione. Molti di noi a volte hanno bisogno di consolazione, la vorrebbero così estemporaneamente, immediatamente, o magari la ricercano in altre direzioni, ma la domanda è molto semplice: vuoi consolazione vera? Se vuoi consolazione vera, la scrittura, la parola di Dio ti dice di pregare. Ti consiglia di pregare, è scritto in Giacomo al capitolo 5, al verso 13, c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. Questa è la risposta alla sofferenza. Se c'è qualcuno che soffre, preghi. Vuoi assistenza quotidiana? Vuoi il perdono? Vuoi un aiuto nella tentazione? Bene, queste cose le puoi ottenere attraverso la preghiera. Attraverso la preghiera puoi ottenere tutto quello di cui hai bisogno. Puoi accedere alla banca della benedizione di Dio. Quindi a volte si perde troppo tempo nell'andare a cercare in tante altre direzioni quando la direzione è chiaramente indicata dalla Scrittura, è chiaramente indicata da Dio. La preghiera è la via della potenza per la potenza, la preghiera è la via per la consolazione. Se vuoi potenza, prega, se vuoi consolazione, prega, e tu vedrai, realizzerai la risposta di Dio al tuo bisogno. Ma la preghiera è la via obbligata per i miracoli. Noi crediamo in un Dio di miracoli. Molte volte abbiamo visto la mano del Signore all'opera, crediamo che il Signore compie miracoli, crediamo che ancora oggi Lui è l'Onnipotente, ma molti vorrebbero vedere miracoli nella loro vita senza preghiera, ma non funziona così. Vuoi guarigione? Vuoi vedere miracoli nella tua vita e nella tua casa? Bene, il Signore ti dice di pregare. Questo sta scritto sempre in Giacomo al capitolo 5, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Vero è che il Signore sa quello di cui abbiamo bisogno, vero è che Lui ci conosce profondamente, conosce le nostre necessità, le nostre esigenze, ma il Signore ama vedere i Suoi figli che lo pregano, ama vedere i Suoi figli che chiedono, ama vedere i Suoi figli che vanno ai Suoi piedi, che esprimono fiducia nel Suo operare, che esprimono sottomissione alla Sua Signoria. E la preghiera è un segno di umiltà, è un segno di sottomissione. La preghiera fatta con fede, rivolta a Dio, ci permette di afferrare le benedizioni di Dio. Vuoi vedere miracoli nella tua vita? Vuoi vedere miracoli nella tua chiesa? Non devi che seguire il medesimo sentiero di coloro che hanno respirato l'atmosfera dei miracoli, e coloro che hanno respirato l'atmosfera dei miracoli hanno fatto della preghiera la loro priorità. Sì, segui il sentiero della preghiera e tu vedrai la gloria di Dio. Alleluia. La preghiera non è un esercizio vuoto, non è un esercizio doveroso. La preghiera è il respiro dell'anima, la preghiera è il sentiero per realizzare potenza, la preghiera è il sentiero per realizzare consolazione, la preghiera è il sentiero per vedere miracoli nella tua vita, nella tua casa e nella tua chiesa. Vedete, tutte le grazie di Dio sono a disposizione di ogni figlio di Dio. Tutto può essere raggiunto attraverso la preghiera. Se fino adesso non lo hai fatto, decidi di avere una vita ordinata di preghiera, di avere un appuntamento sistematico con Dio. Decidi di coltivare ogni giorno comunione con il Signore e tu vedrai la gloria di Dio. Il Signore ti benedica.